C'è grande soddisfazione a Cattolica Eraclea dopo il via libera della Regione Siciliana al finanziamento di oltre 4 milioni di euro per il ripascimento del litorale di Eraclea Minoa, dove la spiaggia è stata inghiottita negli ultimi anni dalle mareggiate, mettendo a rischio la sopravvivenza di uno dei tratti più belli del litorale agrigentino. Con il finanziamento, annunciato dal presidente della Regione Musumeci e dall'assessore al territorio e ambiente Cordaro martedì sera alla Valle dei Templi di Agrigento durante le celebrazioni per l'anniversario dell'autonomia siciliana, si andranno a realizzare le opere previste nel progetto che il comune di Cattolica Eraclea ha presentato nello scorso mese di ottobre. Di importantissimo risultato parla oggi il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino. È un grande risultato per la comunità di Cattolica e per tutta la zona. Cioè, dopo anni di erosione e cose, io sono orgoglioso che a ottobre ho presentato il progetto e dopo 7 mesi è arrivato il finanziamento, dopo anni di parlare di erosione e cose, quindi è un obiettivo raggiunto e sono orgoglioso e voglio ringraziare fortemente l'assessore Cordaro perché ci ha seguito passo passo, il presidente Musumeci e tutti quelli che hanno collaborato, la giunta. Ieri, durante un ulteriore incontro a Palermo con l'assessore regionale al territorio ed ambiente, si è parlato della necessità di realizzare qualche intervento già nell'immediato per fermare l'erosione. Stiamo cercando di lavorare, di fare qualche bel bendo immediato per fermare l'erosione. Quindi ieri sono stato all'assessorato, di fare uno straccio, di fare le barriere, per fermare l'erosione. Nel frattempo devo fare dei passamenti. Tutto ciò in attesa che vengano realizzate le opere previste nel progetto finalizzate a deviare e rallentare il flusso delle correnti marine. C'è un progetto che prevede tre barriere e più ripascimento. Complessivamente il progetto era di 4.600.000, abbiamo avuto un finanziamento di 4.100.000 e si cercherà di viaggiare e di fare i lavori per fermare questa erosione. Nel frattempo, in vista dell'imminente inizio della stagione estiva, si procederà alla rimozione di tutti gli alberi dell'area boschiva attigua alla spiaggia, abbattuti anch'essi dalla furia del mare. Ieri ci è arrivata l'autogestione del demanio, già gli alberi abbattuti abbiamo tolti, cioè perché la spiaggia si ritrova ad oggi dove c'erano le piante prima, e quindi c'è qualche radice degli alberi e ci stiamo adoperando di togliere tutte queste radici perché ad oggi ci sono le ordinanze di chiusura sia della capitaneria e del demanio, e a giorni cerchiamo di liberare Minoa e alla nostra comunità, tutti possono andare in spiaggia, passare la stagione estiva e poi lavorare per fermare questa erosione.